Uno dei più grandi attori del cinema italiano, un regista di successo, un comico i cui sketch continuano a essere un cult. È Massimo Troisi, celebrato a Roma con una mostra. E raccontato a Movie Mag da due personaggi che lo conoscevano molto bene. Tutti insieme. L'ha voluta bene. Massimo era tendenzialmente piuttosto stonato, però aveva una capacità di musicalità dentro e fuori molto importante. Massimo era il fratello di mia madre, io ho avuto questo regalo bellissimo alla vita perché lui era veramente speciale. Io ho un ricordo in particolare legato a quando appunto faceva teatro, alle prime recite, diciamo, al Centro Teatro Spazio, dove io ci andavo 7-8 anni, ero incuriosito perché lo vedevo in casa, normale, tutto quanto, e poi lì questa calzamaglia nera, per me era una cosa strana. Alla fine degli anni 70 Napoli viveva una stagione molto particolare, forse per certi versi irripetibile. Era una specie di cantina creativa vivente. Avvenivano incontri e creazioni le più disparate possibili a livello artistico. Era una specie di piccolo rinascimento tra la nuova compagnia di canto popolare con Roberto De Simone, ma anche Pino Daniele, Gli Bennato, Enzo Gragnaniello. E allora davanti a Dio! Davanti a Dio! Cioè, ci volessi dire tu? Io, e che c'ho zecchi? No? Davanti a Dio è una cosa... Mio amico si offende davanti a Dio. Sa, si offende? Io non si offende. Sì, Il Postino è stato un film dove Massimo, lì tra l'altro c'è il libro, dove Massimo è esposto il libro con delle note. È arrivato veramente a pagina 10 e ha deciso di fare il film. Molto particolare, mi viene in mente una cosa simpatica successa sul set del Postino. La segretaria edizione disse a Massimo: certo Massimo, tuo nipote è sempre pronto, sempre attento, e lui aveva sempre questo suo modo di vedere le cose, disse: o a casa non ci posta una seggiola a ca a là. L'atto poetico come forma di ribellione laddove serve, di affermazione, ma soprattutto di fedeltà a se stessi. Ecco, in questo senso lui è stato veramente un poeta massimo. Per me è ancora talmente un gioco, è ancora talmente un mezzo nuovo il cinema, che mi incuriosisce ancora come la prima volta, perché io sto da 10 anni, è come se fosse ancora un esordiente, insomma, io vado ancora pigliato con una certa cautela, voglio dire, insomma.